al Movimento 5 Stelle, i cui principali esponenti sono gli idoli dei clan di Ostia, come dimostra quello che i capi di quei clan raccontano ogni giorno. A parlare è Roberto Spada, considerato da molti il reggente del clan Spada. Se sei mafioso veramente, uno deve votare PD. Siccome non mi sento mafioso, voto Movimento 5 Stelle. L'operazione che i 5 Stelle purtroppo hanno fatto a Ostia, io sono convinto che loro siano in perfetta buona fede, ma è un'operazione squallida nella misura in cui sono caduti con tutte le scarpe all'interno della palude, non so manco messi gli stivali di gomma, si sono fatti inghiottire dalla palude, si sono fatti scrivere una relazione di esattamente di 44 pagine che poi disconoscono, pur avendo fatto una conferenza stampa in cui dicono le stesse cose, presentano delle interrogazioni in comune e in regione in cui chiedono la revoca della spiaggia solo di quella di Libera. La spiaggia di Libera, poi guarda caso mi risulta che ci sia un interesse personale del loro responsabile, il loro capogruppo, l'ex capogruppo in municipio, il loro responsabile sul litorale, questo Ferrara, era amico, a questo punto dobbiamo dire amico, l'ho detto lui sulla sua pagina Facebook fino al 25 di settembre, il 26 di settembre in un'intervista al Tempo pubblicata il 27 non è più amico ma è un conoscente, era amico e compagno di scuola di questo signor Roberto Bocchini, che era il titolare di quella concessione. E guarda caso dove si appuntano le loro attenzioni, sulla spiaggia di Libera. Hanno fatto una conferenza stampa in Campidoglio per dire che lo presentavano, 44 pagine queste sono. Allora questo documento perché non querelano il Tempo? Se il Tempo ha pubblicato un documento falso, santo Dio, ma querelatelo. Loro minacciano, non è una vita che mi minacciano di querele, magari me le facessero. Tra le cadute di stile, Sabella inserisce anche un'altra vicenda che risale alla scorsa primavera e coinvolge il deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista, finito nelle grazie del capo clan ad Ostia degli Spada Roberto per i suoi attacchi al Partito Democratico. Polemica pretestuosa per Di Battista, mentre Spada, a giornali e TV, non esita a ribadire il suo sostegno ai 5 Stelle. Oggi abbiamo provato a contattarlo dopo la chiusura della palestra Famous Art School, che gestiva insieme alla famiglia. Adesso la sua base si trova dietro l'angolo al Bar Music. È andata così. Chi è? Come? Che è successo? Niente. Non c'è nessuno? Che... No. Dica. Il collega mi ha detto, è venuto, ha fatto un'intervista a Roberto Spada della 7. Venuto... Non c'è stato adesso in questo istante. No. Spada prende tempo, poi si nega a Sabella e al Tempo replica per le rime invece il capogruppo dei 5 Stelle al Comune di Roma, Daniele Frongia. Non abbiamo mai associato il nome di Libera a fenomeni mafiosi, mai. Questo verrà ampiamente dimostrato con la nostra relazione che renderemo pubblica. Perché non diceva a Sabella non avete querelato il Tempo o comunque detto al Tempo di smentire quello che ha pubblicato? Lei è sicuro che non abbiamo querelato il Tempo? Questa anche è una notizia. Lei è sicuro che non abbiamo querelato Sabella? No, Sabella, su Sabella lui mi ha detto ancora non è arrivato nulla. Quando verrà iscritto al registro, ci sarà un PM assegnato, noi possiamo riparlare. Per recuperare il rapporto tra 5 Stelle e Libera, forse uno tra Grillo e Don Ciott dovrà alzare il telefono. Dito, abbiamo raccontato la storia. Tutti pensano la stessa cosa, che insomma poi sia stato così. Guardi, dopo quello che abbiamo sentito in questa trasmissione dei vari arresti del Partito Democratico, dell'arresto del presidente Dassone, questi sono degli strumentali tentativi di tirare qualche schizzo di fango da parte di chi sta... Di Don Ciotti? No, assolutamente non ci riferiamo a Don Ciotti, ma ci riferiamo ad esempio a Sabella, al Partito Democratico, di tirare un po' di fango da parte di chi sta affogando. E questo non solo lo reputo politicamente scorretto, ma anche umanamente riprovevole. Detto ciò, vengo al merito. Detto ciò, perché se adesso esce e le hanno rubato l'autoradio, abbiamo parlato di cose più importanti, allora, però le scoccia. Tanto no? Per cominciare, Paolo Ferrara ha querelato Sabella. Per il fatto che gli ha detto che sia amico di questa persona, quindi del precedente concessionario. Il che non è vero, noi abbiamo 3 consiglieri e un gruppo straordinario ad Ostia, a dir la verità, è uno veramente dei migliori gruppi del Movimento 5 Stelle, che da anni sono impegnati in questa battaglia per la legalità, per l'affidamento delle spiagge ad Ostia. E non è vero che abbiamo chiesto la revoca della concessione, per il semplice fatto che il Movimento 5 Stelle, oltre che chiedere un consiglio straordinario che si è svolto ad Ostia sulle spiagge solo ed esclusivamente grazie a Paolo Ferrara e agli altri consiglieri, ha soltanto presentato interrogazioni. Con le interrogazioni non puoi fare una proposta di revoca, con le interrogazioni chiedi qualcosa, chiedi all'assessore di verificare qualcosa. Noi abbiamo presentato, e concludo,
interrogazioni su tutti i 71 stabilimenti balneari di Ostia per verificare se vi sono o meno delle eventuali irregolarità. Abbiamo presentato interrogazione anche riguardo allo stabilimento di Libera per verificare se vi sono delle irregolarità. Questo non è evidente che Libera non è al di sopra della legge. Quindi se questa nostra mera attività di verifica per loro, loro lo ritengono un attacco, francamente ci dispiace e siamo pronti a chiarirlo con loro quando vogliono. A questo punto attendiamo invece, noi abbiamo semplicemente chiesto all'assessore riguardo a questi 71 stabilimenti se vi sono delle irregolarità ed è l'assessore che deve risponderci se vi sono e quali conseguenti determinazioni intende quasi assumere. Chiusura, ad oggi Sabella ancora non ci ha risposto. Lì, questo lo esporremo in questa relazione. Abbiamo smentito il tempo, abbiamo smentito il tempo ed anche il documento che ha depositato. Abbiamo inviato una diffida, abbiamo inviato una diffida oggi. E depositeremo la relazione, verificheremo chiaramente quello che c'è scritto. Sinteticamente il problema è uno, Ferrara l'ha proprio scritto lui stesso e anche la persona del Fabio dice che fai adesso, mi volti le spalle, ha fatto un lunghissimo, ora perché è scoppiato il caso mi volti le spalle il suo amico. Ci ho detto, mi domando per quale motivo se una bozza di relazione finisce... come può finire nelle redazioni, non solo del Tempo, anche del Fatto Quotidiano, anche di Repubblica, consegnata dallo stesso 5 Stelle, e parlo per Repubblica, gli altri giornali non so come l'hanno fatto. Cos'è come lo mai? Stesso 5 Stelle? Lo stesso 5 Stelle ha consegnato questa bozza. Una persona? Vabbè, per sì, quanto ci riguarda non l'abbiamo consegnata, quindi... No, perché per dire così... No, nel senso, dal movimento... E poi soprattutto perché non l'avete consegnato al Messaggero. Tra l'altro... Innanzitutto non sono due mesi, ma sono 20 giorni. Era 9 settembre. Sono 20 giorni, perché era 9 o 10 settembre, quindi... Ma è d'agosto che l'annunciate. Non ci risulta che abbiamo... Secondo lei, volete rispondere alla mia su una cosa ha ragione, su una cosa siamo tutti d'accordo. Certo, rispetto alle altre cose, ripeto, non abbiamo mai richiesto. Sarebbe stata un'omissione per noi non parlare di questa storia. La revoca della concessione di farci le due di notte. Noi abbiamo presentato un atto idoneo in tal senso, perché noi abbiamo presentato delle mere interrogazioni. Con le interrogazioni, ma secondo lei, scusi, se De Vito avesse la bacchetta magica, cosa fa? Interrogativi. Insomma, uno forse chiede un po' scusa, un pochino scusa a Don Ciotti, dice adesso. Ma ripeto, abbiamo fatto un'attività ispettiva, siamo pronti a far vedere a Libera i documenti e a chiarire con loro qualsiasi momento. Dispiace molto di questa cosa, però non riteniamo di aver fatto degli atti illegittimi. Abbiamo fatto delle interrogazioni ed è giustissimo. Non c'è nulla che dei consiglieri municipali. Quello che diceva prima, nessuno è sopra la legge, lo sottoscrivo tutto. Appunto, però, se poi però un conto, io lo dico francamente, con tutto il rispetto, un conto è Buzzi, un conto è Don Ciotti. Ripeto, nessuno è sopra la legge, ma qualcuno è proprio sotto. Ma fare un'attività ispettiva è una cosa assolutamente legittima. Se in questo un'associazione che ha dei fini nobilissimi rinviene un attacco, francamente noi non riteniamo qualcosa, che sia così. Sì. Voleva dire qualcosa lei, Esposito? Sì, io non entro nella polemica tra Libera e Grillo. Segnalo soltanto, ma lo dico a De Vito, perché lui lo sa molto bene, che i 5 Stelle reagiscono annunciando una relazione in antimafia. Perché io deposito una relazione su Ostia facendo nomi e cognomi di delle presunte associazioni antimafia, che io definisco finte associazioni antimafia, che esistono e sono, diciamo, è vero. E chiedo alla Commissione Antimafia di aprire un'indagine. Loro reagiscono fin da subito andando da queste associazioni, che loro definiscono antimafia, io finta antimafia, e si fanno scrivere una relazione. Ma questo chi te l'ha detto? Si fanno scrivere la relazione. Come lo documenti? Sto facendo un'affermazione. Ma come fai a fare l'affermazione? Scusami, ti prego. Sì, ce li ho. Sono depositati antimafia, a differenza della vostra. Fermi. Poi querelatemi, io sono sereno, non mi sono mai avvalso neanche nelle querele che mi hanno fatto. Sì, però scusi, più ancora che della polemica tra... No, ma non è questo. O della denuncia. Scusi. Ci sono delle associazioni antimafia che si spacciano per associazioni antimafia e sono a sostegno della famiglia Spada e della famiglia Fasciani. E loro, io non ho, la penso un po' come Don Ciotti, ci sono
tante persone per bene, ma loro ad Ostia non hanno il miglior gruppo, hanno il peggior gruppo della storia italiana del Movimento 5 Stelle. Però ad Ostia vanno messo dal presidente di municipio. Ma vedi, lo vedi che sei, lo vedi, beh, che, io dico lo vedi fatto, che sei, lo vedi che sei, ma lo vedi che sei, ma lo vedi che sei, non riesci proprio, non riesci proprio a controllarti. Stiamo parlando di finte associazioni antimafia, dove voi vi siete finiti mani e piedi nelle mani di questi soggetti, e io ho denunciato questi soggetti per una semplice ragione: queste finte associazioni antimafia vanno a costituirsi parte civile in Campania, cioè da Ostia, vanno in Campania a costituirsi parte civile. Non si sono costituite nel processo contro la famiglia Fasciani. È chiaro? E ogni volta che noi apriamo bocca sì, contro la famiglia Spada su Facebook, quindi pubblico, De Vito, sì, non sulla Luna, nulla, pubblico, attaccano quelli che attaccano, non gli Spada, quelli che attaccano gli Spada. Ci siete caduti, avete fatto un errore, il vostro consigliere regionale ha fatto una sciocchezza. Secondo me dovreste prenderne atto e dire abbiamo commesso un errore, abbiamo commesso un errore di valutazione. E ve lo dico con affetto, siccome siete persone per bene, De Vito, io vi giudico persone per bene, ma come in tutte le grandi organizzazioni qualcuno che gioca una partita diversa c'è. Tiratevi fuori da questa vicenda, perché quelli sono personaggi squalificati che rischiano di farvi molto molto male. Te lo dico in una trasmissione in diretta, sì, sì, in modo tale che poi quando capiteranno delle cose forse ci sarà anche testimonianza di questa trasmissione. Il pigiama può attendere. Ma non te l'ho detto, mica. Non te l'ho detto, ma non c'è niente da fare. Neanche se mi dici che sei bene, lo capisci. Ma ti ho detto che sei per bene, De Vito, mica ti ho detto che sei per male. A differenza tua, che ogni 3x2 tiri fuori gli arresti, io ti sto dicendo che siete delle persone per bene. Siete forse un po' ingenui e ci siete caduti. Ti voglio rispondere. Siccome la lotta alla mafia non ha colore politico, ti voglio portare. Dare un consiglio, la lotta alla mafia non è bianca, rossa e verde. Recepisco. Fai un errore, state facendo un errore, te lo dico con affetto. Sì, con affetto. Recepisco il consiglio. Detto ciò, preciso che la relazione non l'abbiamo fatta con alcuna associazione, l'ha predisposta il Movimento 5 Stelle, l'hanno predisposta i portavoce locali del Movimento 5 Stelle, e la relazione la depositeremo, verificheremo quello che c'è scritto. Quindi abbiamo già smentito per quanto attiene quel contenuto, tanto il tempo. Tanto gli stralci che sono stati riportati. È possibile, secondo De Vito, che ci siano delle organizzazioni che si dicono antimafia ma che in realtà poi fanno un doppio gioco? Ma ripeto, noi non è possibile, quindi bisogna assolutamente avere gli occhi aperti e tendenzialmente non fidarsi. Nessuno è di sopra la legge, come diceva prima.